Compensi Shock Sanremo 2018, ecco i cacche record dei conduttori. Sanremo 2018 compensi conduttori, ecco quanto prendono Baglioni, Unziker e Fabino. Quanto hanno preso i conduttori di Sanremo 2018 per la conduzione di questo festival della canzone italiana? A quanto ammonta il compenso che Claudio Baglioni, Michel Unziker e Pierfrancesco Fabino hanno percepito in Sala Rai per la conduzione di queste 5 serate della Kermesse Canora, che sta ottenendo degli ascolti a dir poco record? Ecco i compensi di Michel Unziker, Baglioni e Fabino per Sanremo 2018. I compensi ufficiali dei tre conduttori di Sanremo 2018 sono stati svelati dal Corriere della Sera, dove è stato svelato che Claudio Baglioni per il ruolo di direttore artistico e quello di timoniere di questo festival ha percepito un cachet che si aggira su 600.000 euro netti. Una cifra che ha fatto subito gridare allo scandalo sul web e sui social, dove in moltissimi ritengono che si tratti di un vero e proprio spreco, tenendo conto che la Rai è un'azienda pubblica, che vive anche del canone degli spettatori, che da un paio di anni ormai è obbligatorio. E poi ancora ci sono i compensi definiti shock, che sono stati percepiti da Michel Unziker e Pierfrancesco Fabino. I due veri conduttori di questo festival di Sanremo hanno percepito nel complesso un compenso netto, che si aggira sui 700.000 euro. Nel dettaglio vi diciamo che Michel Unziker si è intascata dalla Rai un cachet netto di 400.000 euro, mentre Fabino ha percepito un compenso di 300.000 euro. Cifre importanti, anche se in calo rispetto a quelle che un tempo venivano elargite ai conduttori del Festival di Sanremo. Per fare un esempio, Michel Unziker per il primo festival del 2007 che condusse al fianco di Pippo Baudo aveva intascato un compenso netto di 1 milione di euro. Il Festival di Sanremo 2018 continua a fare boom di ascolti. Oggi, invece, quella cifra è il cachet che viene elargito, più o meno, ai tre conduttori di questo festival, che tuttavia sta ottenendo degli ascolti a dir poco record in prime time, con una media di oltre 10 milioni e mezzo e uno share, che si aggira sul 51% di share. Insomma, i tre conduttori di questo festival hanno dalla loro parte gli ascolti record di questo Festival di Sanremo, che sta davvero ottenendo dei numeri da capogiro in prime time, battendo quelli che fino allo scorso anno sembravano record imbattibili, come il 51% della terza serata registrato dal Festival di Sanremo 2005 di Paolo Bonolis, sbattuto proprio dal trio Baglioni, Fabino, Unziker con il 52% circa. E manca ancora la finale, che potrebbe arrivare addirittura al 60% di media.